questa è una spazzola che viene utilizzata specificatamente per il corallo, si monta sul motore, questa è la sua pasta che è diversa da quella dell'oro, viene montato su un filo di nylon perché non deve andare a contatto con l'oro, altrimenti la spazzola si sporca. Bisogna sempre mettere la pasta, poi se ti avvicini vediamo com'è questo corallo prima della lucidatura, non so se si vede. Ora proveremo a passarlo sulla spazzola, ecco che l'effetto si vede già. Vanno lucidate una per una con pazienza fino a che diventeranno tutte lucide, poi la collana sarà reinfilata. Vedete come brilla? Ci vuole molta pazienza, ogni angolatura va a toccare ogni parte della pietra, in questo caso del corallo. E qui si vede la differenza prima e dopo. La differenza mi sembra evidente. Se si inizia a zoomare, ok, questo è come si lucida il corallo, non ci sono segreti, ci vuole solo pazienza e i mezzi giusti.